Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Madfather, qui col vostro Vale93ba. Allora, l'ultima volta abbiamo preso la bambola che dovremmo distruggere nel fuoco, da quanto ci ha detto la tizia che è morta, un vaso con la mandragola che sembra cicorrita e che tirarla fuori vuol dire uccidersi inesorabilmente, e lo scalpello. Quindi ci serve dell'altro. No, qua ho già fatto. Non lo so. Qui c'è il lupo. Ehi! Questo l'avevo preso. Martello. Quindi adesso dovrei poter usare il martello. Non lo so. Ah, a proposito, 21 gemme su 21, quindi dovrebbe... Qua non posso usare il martello. No. Aspetta, è rotto. Oh, vai, aia. Genius Valley strikes again. Che cosa abbiamo qui? C'è qualcosa che esce dal vaso. Qualcosa che posso usare qui? Credo che sia questo. Earplugs. Ah, come si chiama? I cosi da mettere nelle orecchie. Esatto. Ah, a quanto pare li ho già messi. Quindi adesso dovrei essere capace di usare la mandragola per uccidere il cane, tipo. Speriamo che ho azzeccato, vediamo. Sì, grande! Ah, fantastico. Ah, che carino, Cicorita. Non mi attaccherà, vero? No, non ti attaccherà. Nel dubbio. Ah, a proposito, adesso è svenuto, quindi devo usare lo scalpello per riprendere la chiave che si era mangiato. Mi spiace. Aya è una bambina con molti problemi. Chiave dell'inceneritore? Oh, questo è interessante. Ho squartato un animale per... The fuck? Poi! Le mandragole sono libere? Liberate le mandragole! Bene. Vabbè, credo che non ci sia nulla per noi. E niente. Quindi l'inceneritore. Oh Gesù, aiutami tu. Non devo andare là dentro, vero? Ok, no, non ci andrò. Oh! Qualcosa mi dice che non ci devo andare. Barili! C'entrate voi? Ok, no, io non ci voglio andare. A meno che non è necessario, io non ci voglio andare. Ehi! Sali sangue? Che cosa c'è qui? Non lo voglio sapere, Aya. L'inceneritore, l'inceneritore. Era questo? Sì, inceneritore. Yeah. Mio Dio, sembra più un vulcano attivo piuttosto che un inceneritore. Wow. Spruzza fiamme. Getta l'anello, Frodo. Chi avrebbe immaginato che ci fosse qua sotto? Io no. Devi distruggere quella bambola se vuoi andare avanti. LOL, vabbè, sono flashback. Getta l'anello, Aya! No. No. Sì, invece. Vuoi distruggermi?
Non aprire la porta se lo fai. Non so se questo mi farà sbloccare un finale cattivo, cioè se posso salvare la bambola magari ho il finale buono, non lo so. Lo vedremo. Ferma! Per favore, fermati, Aya. Mamma? Come cavolo hai fatto a capire che è tua mamma? Per favore, Aya, ascolta tua madre. Smettila, non sei mia mamma. Voglio vederti, mia dolce figlia. Smettila! Getta l'anello, getta la bambola, Frodo. Bene. Adesso devo ricordarmi dov'era la stanza. Credo che. Oh. Non mi ricordo se queste erano già rotte quando sono passato oppure no. Boh. Vediamo un po'. Wow. Che cazzo è? Boh. Piano, Aya, piano. Ok, dovrei esserci. Non mi ricordo che diavolo di stanza era quella giusta. Ecco! Esatto. E adesso, signori, questo è porterà nell'altro mondo. Quel ghastly lì mi porterà all'altro mondo. Slendimort. Perché ti presenti sempre quando le cose vanno male? È lì davanti. Oh mio Dio, clicco sempre il pulsante sbagliato. Una realtà così rude per una ragazza così giovane ti sta aspettando. Ma vuoi ancora andare? Sembri coraggiosa, insomma, adamant vuol dire convinta. Quindi lascia che ti dia questo. Cosa, Slendimort? Che cos'è, signore? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia? Acqua magica? Sembra fatta in casa. Per favore, prendi questo con te. Il potere nell'acqua non dovrebbe. Sono sicuro che ti aiuterà. Posso salvare papà con questo? Ma certo! L'acqua ha il potere di sigillare il potere della maledizione. Quindi posso fermare la maledizione. Mamma. Deve avere molto dolore. Quindi devo salvare anche mamma. La vedo molto dura, Aya. Mamma sarà in grado di riposare una volta che la maledizione sarà andata? Sì, sono sicuro che ci riuscirà. Se il tuo amore la raggiunge, sono sicura che tua madre può essere salvata. Ok. Grazie, mister. Non era niente, signorina. Pregherò per la tua salvezza. Perché non lo fai tu, visto che l'acqua me l'hai data tu? Ah, Slendimort. Vabbè. Verso Narnia! Jump! Wow. No, la mia mini. Oh, la mia mini segheretica. Quindi è andata. Cosa sceglierà, mi chiedo. Oh, devo vederlo fino alla fine. Slendimort nasconde molti segreti. Molti segreti. Oh. Sì, Aya. Questo è. È come un libro di storia, il mondo di un libro di storia. Boh. Meglio che mi muova. Già, Aya.
Non voglio salvare, grazie. Effetti speciali. Un altro Gastly? Oh mamma, ciao. Oh, ha ucciso tutti. Mamma. Quindi sei venuta, Aya. Quindi sei davvero tu, mamma. Mamma! Boom! Ma non saresti dovuta venire. Perché? Perché hai fatto questo? L'hai visto durante il tuo cammino, non è vero, Aya? Le atrocità che quest'uomo continua a commettere. Non voglio più vittime da parte sua. Menti! Se qualcuno capisce papà, sei tu, mamma. È Maria che non vuoi, vero? Che non ti piace. Esatto. Lei ama papà. Quindi non la... Non ti piace che lei stia in giro. So come ti senti. Anch'io voglio bene a papà, quindi sento che Maria lo sta portando via. Ero così spaventata, non potevo respirare. Vabbè, aia, mo. Lo so, sì, è come tu dici. Non posso rimanere a guardare tuo padre e Maria insieme. Quindi ami ancora papà, non è vero? Quindi perché lo stai facendo soffrire? Non ne ho la più pallida idea. Non voglio farlo soffrire. Non voglio darlo a nessuno. Quindi lo porto con me. Non puoi. Senza papà sarò tutta sola. Non lo voglio. Voglio vivere con te, papà. Mamma, prendimi con te. Per favore. Non posso farlo. Voglio che tu viva e sia felice. Non posso. Sono felice quando ci sono papà e mamma. Quindi non mi lasciare. Nessuno deve interferire. Mamma. Ora, tesoro, lasciaci andare. Oh mio Dio, un altro Gastly. Papà. Aia. Papà. E vabbè, Aya, sei dura di comprendonio, però, figlia mia. Papà. Aia, perché non ascolti tua madre? Non portare via papà. Via dalla mia... Via, cioè... Via dalla mia... dal mio percorso. Mamma. Nessuno lo avrà. Mamma, ferma. Lui è solo mio. Che cos'è questo, signore? Ah, è il flashback dell'acqua santa. Grazie.
Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Grande Slendymurt. Il potere, bla bla bla. Dai. Posso salvare papà con questo. Ma, mamma? Se il tuo amore la raggiunge, sono sicuro che tua madre può essere salvata. Davvero? Non ne sono molto sicuro. Cosa dovrei fare? Salva papà o... esaudisci il desiderio di mamma. Ora come ora, non so. Salvo papà, dai. Cavolo. Mad father con un father che è più normale di questo, insomma. Diciamo che era pazzo solo dal punto di vista che imbalsamava la gente. Cioè no. Più che altro prendeva le parti della gente, che mani bellissime che hai, gli occhi della bambina, però niente. Save father. Devo salvare papà. Ehi! Aia! Che stai facendo? Mi spiace, mamma. Fermati, aia! Kamehame! Ah! Sto scomparendo. Il mio corpo sta scomparendo. Mamma! Piangi, mostronza, l'hai condannata tu a morte. Il tuo amore non l'ha raggiunta, mi sa. Ya! Aia! No, non andare! Mo non andare! Mi spiace, Aia. What? Dove siamo? Anzi, dove sono? Papà! Papà! Ok. Sono stato salvato. Aggiustati gli occhiali o buttali, decidi. Aia. Papà! Aia. Mi spiace, Aia. Ti ho fatto preoccupare tanto. Papà, mamma. Sì, lo so. Deve essere stata sola. Visiteremo la sua tomba domani, quindi il suo spirito non sarà. Oh, ok. Invece è ancora qui. Aia. Non volevo che tu sapessi la verità. Ma con la mia ultima parte di potere. What? Cosa? Dove siamo? Non lo so, Aya. Un campione. Un bel campione. Ah, aspetta, questo è un flashback, è una cosa che abbiamo visto all'inizio. Può aspettare, vieni Maria, dottore, bla bla bla, ora si abbracciano e fa, proteggi lei. Dottore. Ha paura della nostra relazione. Importa? Non credo che... Bla bla bla. La ragazza avrà 11 anni presto, è un'età problematica. Per essere sicuri, sii gentile con lei, per favore. Fai in modo che non si faccia mai del male. È la mia in più preziosa. Questa non riuscivo bene a... Bambola di tutte? È la bambola più preziosa di tutte? Aia? Aia è una bambola? Una bambola? Io? Mindfucking, caraia! Non sto capendo nulla! Papà? Quello era... Questo è...
Cosa adesso? Mamma! È un flashback di quando era in vita. Mi sa che sapremo com'è morta. Spende tutto questo tempo giù nel seminterrato. Non dirmi che è ancora con quella ragazza. Sta spiando. Dottore, la signorina Aya sta diventando già come una ragazza. A pensarci meglio, è solita darti preoccupazioni. Già. Solo un altro poco, credo. Un altro poco prima che sia pronta, Ripe. Voglio farla diventare la più bella bambola che ho. What? Cos'era quello? Diventerà la punta di diamante di tutte le bambole che ho fatto? Vuole uccidere sua figlia per farla diventare una bambola? The fuck? Cosa? Farla diventare una bambola? Mamma, cos'è questo? Incazzati, mamma di Aya! Dovrei pulire i materiali non necessari. Per favore, fallo. Oh, non ti perdonerò mai. Non ti permetterò mai di far diventare la nostra preziosa figlia uno dei tuoi soggetti. Eh? Vai, faglielo vedere. No. Tu, cos'è il significato di tutto questo? Stai decidendo di fare esperimenti su di lei? Quindi hai sentito. A cosa stai pensando? È la nostra unica. No, è il nostro unico tesoro. Esattamente. È una fantastica figlia. Voglio farla diventare eterna. Pazzo. E ancora un giorno diventerà sporca? Non posso pensarci, ma che cazzo? Quindi la farò diventare una bambola. Non ci posso credere. Non te lo lascerò mai fare. Me ne vado. Di che stai parlando? Se vuoi una bambola di Aya così tanto, allora fai una replica. Aspetta. Stai decidendo di portarla via? Non posso lasciartelo fare. Lasciami andare. Non ti farò fare ciò che vuoi con lei. Mamma? Oh mio Dio! Non avrei dovuto salvarlo. Qualcosa mi dice che non avrei dovuto salvarlo. Ma... No. Stronzo. Signora! Signora, resti con noi. Dottore, perché l'avete fatto? Doveva essere fatto per il futuro di Aya. Stronzo! Ma, signora! Non dirlo ad Aya. Ma... era già ammalata. Diciamo che è trapassata per una fitta, un dolore. Non posso dirglielo. Stai rifiutando un mio ordine? No. Non era ciò che... Maria. Qualunque cosa accada, sono fedele a te, dottore. Perché sei la mia assistente. Ah, dottore. Ci vuole così poco per... Vabbè. Ora, come dovremmo disporre il corpo? Naturalmente Aya non deve vederlo.
figlio di puttana. Stronzo. Vabbè ragazzi, diciamo che termina qua questo gameplay, non vi perdete il prossimo che presuppongo già che sia l'ultimo. Quindi ricordate di mettere mi piace, commentare, mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va e un ciao qui dal vostro Vale93 Bar. Ciao!